visto che ci sta l'emittente televisiva che riprende per il servizio che serve anche da promuovere ulteriormente questo progetto, mi corre intanto l'obbligo di ringraziare la presenza dell'assessore Sommese, assessore al turismo della Regione Campania, che da qualche giorno finalmente siamo riusciti ad avere approvata una legge sul turismo. Ma di questo ritengo che sia giusto che ne parli l'assessore. Io ringrazio la presenza del commissario dell'EPT, dottoressa Pace, così come ringrazio l'onorevole Schifone, delegato allo sport della Regione Campania, ma ringrazio in particolar modo anche la presenza del magnifico rettore dell'università, con il quale, voglio ricordarlo qui in questa occasione, alcuni mesi fa, assessore, noi abbiamo siglato un accordo con l'università che va proprio verso l'ottica di qualificare le località turistiche, perché nel progetto sono previste delle ore che servono e sono finalizzati a formare, quindi come formazione rivolta in particolar modo agli operatori turistici, perché riteniamo che alla base del turismo vi è proprio l'accoglienza, quindi anche questo discorso dell'accoglienza è insito in quello che è il progetto che abbiamo siglato con l'università. Da ultimo, ma non da ultimo, ringrazio il direttore artistico del progetto Palinuro Midtland e la dottoressa Marisa Prearo, la coordinatrice, che hanno creduto e hanno accompagnato il Comune di Cendola, l'amministrazione da me presieduta, perché riteniamo che oltre alle bellezze naturali, che già di per sé Palinuro offre con le belle coste, le belle spiagge, il bel mare, le grotte, è necessario, soprattutto in questo momento particolare che il paese sta vivendo e che a sua volta da parte del mercato turistico vi è una richiesta maggiore, perché a quelle che sono le bellezze bisogna dare qualche appiglio in più. E noi abbiamo immaginato che la cultura in questo può essere da volano. Abbiamo partecipato al finanziamento, al progetto della misura 1.9, che prevedeva proprio il 30%, la riqualificazione di quei luoghi che sono, come dire, che raccolgono quelle che sono la storia di quello che è un popolo, e raccolgono anche gli spazi finalizzati a quelli che sono gli spettacoli. Quindi io ancora una volta ringrazio l'assessore Sommese che, ripeto, ci sta accompagnando in questo progetto di promozione per il turismo, e passo la parola, faccio un po' da coordinatore questa sera, passo la parola al magnifico rettore dell'Università Tommasetti. Avete la fortuna, lo dico per gli abitanti di questo luogo, di avere. Si sente? Dico, avete la fortuna, dico agli abitanti di questa splendida, straordinaria cittadina, di avere un sindaco con la capacità di coinvolgere persone, enti, e quindi in questo senso diciamo la mia presenza qui. Io in realtà sono in vacanza qui in questo posto straordinario. Quando però lui mi ha prospettato questa manifestazione, ho pensato, diciamo, di partecipare, perché ritengo che come università noi abbiamo il diritto, dovere, diciamo, di partecipare ad una crescita di un territorio. La convinzione che se cresce il territorio cresce ancora di più, diciamo, anche al di là dei meriti che ha già conquistato sul campo la nostra università. E quindi sentiamo poi quasi come, diciamo, dovere quello di essere a servizio rispetto ai territori, rispetto alle eccellenze, e qui Palinuro, come tutto, diciamo, il comprensorio, sicuramente non può che essere, diciamo, tutta la costiera, diciamo, cilentana, sicuramente è un territorio di cui l'università il nostro deve andare e può andare fiero. Noi abbiamo siglato, l'ha ricordato il sindaco qualche tempo fa, diciamo, un accordo, diciamo, di collaborazione con contenuti ben specifici. Oggi non è il caso di parlare di quello perché ci stanno ben altri argomenti, però ci fa piacere, la mia presenza qui vuole rimarcare questo aspetto. Noi riteniamo che oggi la famosa terza missione dell'università, che cioè oltre alla didattica e alla ricerca, in cui dobbiamo
ulteriormente accelerare, perché dobbiamo sempre posizionare sempre più in alto la nostra università, questo è un dovere, ma sicuramente nella terza missione c'è sicuramente la crescita del territorio. Ebbene, occasioni di questo tipo, collaborazioni di questo tipo, mettere in sinergia l'università, i paesi, la regione Campania, attenta ovviamente alla crescita, diciamo, del territorio, non può essere che un'occasione di tipo favorevole. Quindi riterete me stesso, cioè in prima persona l'università che rappresento, a disposizione in questo che mi sembra essere un obiettivo strategico, un obiettivo che dobbiamo perseguire. Grazie. Grazie al magnifico rettore, che ancora una volta dimostra la sensibilità. Prima mi faceva, venendo qui, mi ha detto una cosa che mi ha colpito e la voglio ribadire pubblicamente. Assessore, mi diceva il magnifico rettore, nessuno di noi può fare carriera se non ama il territorio. Io penso che questo fa riflettere. E siccome noi teniamo qui questa sera l'onorevole Schifone, che è uno che, io dico, ama il territorio, perché non so da quanti anni frequenta Palinuro, peraltro è stato anche assessore al turismo, e quindi la parola all'onorevole Schifone. Sì, sì, assessore al turismo regionale, non di Palinuro. Sì, sì, sono stato, come sai, il tuo predecessore, e ho avuto ora il piacere che grazie alla tua presenza, assessore Sommisi, abbiamo finalmente varato qualche giorno fa, come ricordava anche il sindaco, la nuova legge regionale di organizzazione del turismo della regione Campania, che si aspettava da parecchio tempo e che è appunto la prima legge di organizzazione del turismo in Campania, che dovrebbe dare, speriamo, nei nostri auspici, una spinta molto forte alla promozione del nostro territorio attraverso quell'agenzia unica regionale che poi dovrebbe dare il volo per valorizzare tutte le nostre realtà. Fra le varie realtà da valorizzare c'è certamente il Cilento, che io amo moltissimo, ricordavo il sindaco, sono qui da parecchi anni, perché è un territorio stupendo dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista storico, dal punto di vista archeologico. È inutile che ripeto queste cose a questo pubblico e a questi enti, e tuttavia è un territorio che ancora non esprime il massimo delle sue potenzialità dal punto di vista turistico. Noi abbiamo ampie fasce di territorio, per fortuna, che hanno raggiunto una maturità di capacità di ricezione, di ricettività turistica, siamo a Ischia, Capri, Sorrento e così via, ma il Cilento ha ancora moltissimo da fare. Quindi questo tipo di iniziativa, questo tipo di intervento, come quello appunto patrocinato dall'assessorato al turismo di cui parliamo, il mito, il paese del mito, è un elemento importantissimo. Tra l'altro un'idea brillante, la dottoressa Prearo e il direttore artistico hanno colto un elemento che, secondo me, dal mio punto di vista è fondamentale, perché l'idea brillante è quella di cavalcare uno strumento conosciuto in tutto il mondo, che è l'Eneide. Ecco, perché inventare qualche cosa di nuovo su Palinuro, si poteva anche inventare qualche altra cosa, invece l'intelligenza, l'arguzia, l'acutezza di cavalcare uno strumento che di per sé è già conosciuto perlomeno ai liceali di tutto il mondo. Tutti quelli che hanno studiato latino conoscono l'Eneide, la storia dell'Eneide, quindi il Palinuro e quello che consegue. Quindi un'idea brillante che unisce cultura a territorio e che quindi certamente contribuirà a dare una spinta notevole alla promozione di questo stupendo territorio, che quest'anno tra l'altro ha avuto innumerevoli bandiere blu, riconoscimenti, quindi veramente siamo sull'onda del successo che si accompagnerà con Palinuro verso il futuro. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Schifone. Come diceva all'inizio, questo è un altro aspetto che io devo fare, e lo faccio da sindaco, un plauso alla Regione Campania, perché a differenza della misura 1.12, la misura 1.9 prevedeva il 30%
che fosse investito per riqualificare luoghi particolari. Noi teniamo qui l'antiquarium di Palinuro, quindi ringrazio la dottoressa Angela Pace, commissario dell'EPT, che, ripeto, lo voglio dire, questo è un bene dell'ente provinciale del turismo, quindi della regione, dato incomodato al comune, quindi un progetto che vede insieme comune, ente provinciale del turismo. La parola alla dottoressa Angela Pace. Grazie al sindaco, grazie a tutti quanti voi, grazie naturalmente all'assessore e all'onorevole Schifone, perché questa regione ci ha consentito questa sera di, come dire, presentare un progetto che noi riteniamo molto utile per questa nostra parte del territorio, per questo nostro Cilento, perché Palinuro è una società, come dire, è un paese emblematico, è un mito, come ben evidenziato anche nel titolo del progetto, ed è un desiderio, è un piacere, è un'occasione da non perdere. Positivo quindi appunto il riutilizzo e la valorizzazione di un bene culturale. Noi siamo orgogliosi che l'antiquarium sia messo così in evidenza, perché riteniamo che questo è un bene che dovrà essere anche un po' da volano per il turismo del nostro Cilento e della nostra provincia, tant'è che in questo bene al primo piano abbiamo lanciato, grazie anche e naturalmente all'assessorato e all'assessore, abbiamo lanciato l'idea del riutilizzo del primo piano quale guest house per i giornalisti stranieri. L'abbiamo fatto alla fiera di Berlino, l'abbiamo fatto alla fiera di Mosca ed è stato accolto con un grandissimo entusiasmo. Ad oggi ci avviamo a renderlo effettivamente, diciamo, utile, valido, no? Grazie anche alle risorse date dalla regione, ed è uno strumento, perché invitare i giornalisti a vivere liberamente il nostro territorio, accoglierli in una location di questo tipo, è veramente consentire che questi giornalisti possano offrire al mondo la loro visione del nostro territorio. Questa è una grande occasione che la provincia di Salerno offre all'intera regione Campania, perché, come bene ha detto l'assessore, ma come bene oramai abbiamo capito, con questa legge si cambia verso e si punta ad un concetto della razionalizzazione economica del turismo in una visione, diciamo, generale regionale. Noi però sottolineiamo all'assessore Sommese, perché poi ce ne, come dire, abbiamo il ruolo per fare questo, noi sottolineiamo che noi come provincia di Salerno vogliamo dare il massimo delle energie, perché se lavoriamo bene, lavoriamo forte, noi serviamo per rafforzare e per rendere veramente più completa l'offerta turistica di questa nostra regione. Quindi veramente con queste opportunità di svago e di cultura e con la location di beni culturali che noi abbiamo veramente importanti, noi possiamo, come dire, renderci conto tutti quanti che questa ricchezza deve essere messa effettivamente in rete al servizio di tutti, perché questo è un bene pubblico e come tale deve diventare un bene che produce anche ricchezza per i nostri giovani, che devono sentirsi legati al nostro territorio e devono sentire, e qui abbiamo il rettore, quindi è ancora più importante, perché insieme all'università cerchiamo di fare sì che i nostri giovani rimangano nella nostra terra per produrre per il nostro territorio. Quindi grazie di nuovo a tutti quanti, al sindaco naturalmente che si è impegnato così tanto, credo che è stato fatto un altro passo in avanti. Grazie assessore e grazie a tutti. Palinuro Midland, si è parlato della storia, dell'Eneide, e allora su questo bisogna fare davvero un plauso a due persone, il direttore artistico Mauro Navarra e la dottoressa Prearo. Però vedete già un minimo di scenografia, vedo un po' gli addobbi che mi danno l'idea dello spettacolo, o mi sbaglio? Allora adesso la parola al direttore artistico del progetto Palinuro Midland 2014, Mauro Navarra. Beh,
Grazie, grazie Sindaco, grazie Regione Campania, grazie EPT. Grazie perché in questo progetto vive il territorio con i suoi artisti, perché l'80% dei giovani impiegati in questo cartellone sono cilentani. Grazie perché ci avete dato modo di poter far diventare un elemento, il mito, qualcosa di nostro che ci appartiene, che ci possa rappresentare, e siamo sicuri che attraverso questa iniziativa noi riusciremo a promuovere questo territorio palinuro, ma io vorrei allargare un poco la veduta a Velia, a Pestum, che sono collegati con un unico denominatore, che è quello appunto della cultura della Magna Grecia che ci contraddistingue. Volevo ringraziare delle persone, e io nella scelta del palinsesto, perché è importante dire che abbiamo recuperato un luogo che è fondamentale per il prosieguo della vocazione anche spettacolistica di questo territorio. Avere un anfiteatro che sarà a disposizione delle compagnie teatrali, dei gruppi di musica di tutti i generi, diventa un valore aggiunto per questa località. Però dico anche che il fatto di aver voluto e potuto valorizzare degli artisti del territorio, questo è un bene che in qualche modo darà la forza nel futuro di poter affermare questo territorio. È un progetto pensato per la destagionalizzazione dei flussi turistici, per cui abbiamo ritenuto importante traslarlo un pochettino e quindi andare a fine agosto, ma coprire tutto settembre, perché riteniamo che forse l'offerta turistica vada allargata, perché è importante poter dare a questo territorio degli ulteriori elementi attrattivi. Noi ce la metteremo tutta. Sono convinto che quanto è stato messo in cantiere rappresenta pienamente quella che è la vocazione di questa località, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista culturale. Speriamo che questo sia appunto l'inizio di un percorso che potrà sviluppare negli anni una grande attrattiva del mito legato alla figura di Palinuro. Grazie al direttore artistico professor Navarra. Mi viene da dire, assessore, i progetti sono belli, ma se poi non vengono supportati e recepiti dalle istituzioni, rimangono abbandonati a se stessi. Io, come dicevo all'inizio, come primo cittadino, le dico grazie per aver accolto e raccolto e condiviso come istituzione regione questo progetto, perché, come diceva il direttore artistico, non solo serve a qualificare e a promuovere una località turistica, ma va oltre. Io di questo le dico grazie a nome di Palinuro, del Comune di Cento, del Cilento, e mi auguro che questo sia l'inizio per accompagnarci anche in altre iniziative, perché il territorio ne ha di bisogno. Grazie. Assessore Sommese, assessore al turismo. Grazie Sindaco. È chiaro, un saluto al collega Schifone e a tutti coloro che hanno anche concorso all'approvazione di questa legge, di una legge che è arrivata poco ancora all'opinione pubblica, gli addetti ai lavori, che cambierà totalmente l'approccio sistemico di una regione che ha scelto di puntare in modo strategico sul turismo e beni culturali. E quando noi immaginiamo del perché, nonostante questi tuffi nella bellezza del mito questa sera, in spiagge incantevoli,
nella cultura dell'accoglienza, nei vari turismi che caratterizzano la nostra regione, così plurale, dall'area Domizia al Golfo di Policastro, attraversando la costa campana, dal Golfo di Napoli, Penisola Sorrentina, Amalfitana, le bellezze delle nostre perle del turismo, Capri, Ischia e Procida, e poi noi non riusciamo a raggiungere i risultati di questo grande patrimonio, per non parlare delle aree interne di questo museo a cielo aperto che è la Campania. E stiamo attenti, non parliamo solo di quelle ben conosciute, ma ovunque noi interveniamo troviamo bellezze storiche, artistiche, archeologiche, naturalistiche, fluviali, c'è di tutto. E poi non abbiamo i risultati che un patrimonio come questo dovrebbe. Ci rendiamo conto, e mi sono reso anche conto quando si è avuto tante difficoltà a dotare una governance, perché questa legge è un primo momento di governance, e spesso noi non abbiamo mai avuto la possibilità di evidenziare le criticità, i limiti, gli errori o quando si fa qualcosa di buono, perché non è semplice identificare in un clima come questo, dove non si riesce fino in fondo a comprendere cosa deve fare la regione, cosa deve fare un comune, una provincia, la istituente città metropolitana, le camere di commercio, tante regioni insieme che programmano, che indirizzano, che gestiscono. E finalmente noi ci siamo riappropriati come Regione Campania della funzione più nobile, che è quella della programmazione dell'indirizzo, mediante il consiglio di indirizzo eletto dal Consiglio regionale, che mette in campo un piano triennale, dando poi la possibilità ai poli turistici locali di fare i piani annuali in coerenza con la programmazione e l'indirizzo in capo alla regione. Ma in tutto questo un'unica agenzia regionale che dovrà garantire l'unitarietà delle nostre bellezze. Quale turismo per questo territorio? Quale turismo nelle aree mature? E si affida agli ambiti territoriali omogenei e da lì ai poli turistici locali. Quindi, semplificando, indirizzo, attuazione dell'indirizzo in capo all'agenzia regionale, gestione in capo ai poli turistici locali. Tre passaggi. Ma i territori non possono più affermare le tante contraddizioni che in questi anni non sono state risolte, come il Cilento, la terra del mito, storia, cultura, arte, le bellezze naturali. Quale turismo per questi territori? E chi deve mettere in campo una serie di azioni per rendere coerente e valorizzare queste iniziative? Dove anche l'evento di una misura 1.9 è figlia di un progetto, in questo caso, al di là della mia persona, una commissione ha valutato l'intelligenza di un progetto che va in linea con l'Europa. Valorizzare i territori dove l'evento artistico è un momento non fine a se stesso, ma concorre alla valorizzazione dei luoghi, la cultura dei luoghi. E qui le politiche di coesione, qui le politiche territoriali da mettere in campo per territori omogenei. E parliamo, arriviamo poi all'idea di un territorio che noi dobbiamo ancora decidere come destagionalizzare. È chiaro, evidente, che la mobilità è uno degli effetti fondamentali per il decollo di questo straordinario territorio, perché qui aeroporti, su ferro, il metro del mare e tante altre iniziative, perché non è immaginabile in un mondo veloce che un turista arriva dopo 3 giorni o 2 giorni. E la verità è che bisogna dotare ed investire sulla mobilità. Questo è il primo esempio. Ma poi bisogna vedere
il turista una grande programmazione di marketing che deve essere, e qui il limite anche di questi bandi che non consentono una corretta comunicazione, perché poche sono le risorse sulla comunicazione, ma abbiamo immaginato fin dai prossimi bandi di trovare una forma di collaborazione tra noi e i sindaci, i progetti, per poter meglio unificare su materie omogenee e tematiche una comunicazione a livello nazionale e internazionale. Ecco, in questo caso il cinema, oppure il teatro, oppure in altri territori, noi dobbiamo avere i mezzi più importanti per poter. L'ho visto con Pascal Vicedomini, col cinema, dove in poche battute noi eravamo su tutti i media internazionali, perché lui con la sua rete aveva messo, lui non la possibilità che ci dà, perché tutto deve essere inserito nei singoli progetti, così prevede questa misura, ma noi non possiamo assolutamente su 61 iniziative consentire una comunicazione che poi raggiunge massimo sul livello provinciale oppure sul livello comprensoriale. Sono eventi importanti che devono arrivare non solo agli operatori campani, ma tutti gli operatori, sia per quando si fanno gli eventi, sia quando noi programmiamo un momento strategico progettuale di questo territorio. Sapere le iniziative, è chiaro e evidente che va valorizzato un turismo diverso, e spesso c'è la confusione. Vedi, la Puglia ha investito, è un altro turismo, ha investito sui giovani. Qui noi dobbiamo investire sulla comunicazione di un altro elemento, di chi vuole il mare, di chi vuole la storia, di chi vuole le bellezze di questi, ogni angolo di questa terra, di un territorio dove dalla mattina alla sera, dall'alba al tramonto, c'è una ricchezza di iniziative che noi possiamo avere solo su questi territori. E credo che il sindaco, con questa iniziativa, insieme al direttore artistico Navarra e a tutti coloro che hanno concorso in questo progetto, hanno immaginato un primo aspetto nella loro azione, quella di destagionalizzare. Ma noi lo dobbiamo fare con una serie di iniziative, perché dal congressuale, da tanti eventi internazionali, loro non possono non conoscere questi territori, perché sono convinto che solo quando li vedranno con i propri occhi è il più grande momento di marketing che loro possono avere, cose che ha fatto Ischia col cinema globale. Quando le star cinematografiche internazionali hanno visto quelle bellezze, sono stato loro stesso nella sera degli Oscar a comunicare la bellezza del Golfo di Napoli e dell'isola d'Ischia. Dobbiamo, credo, fare la stessa cosa con un'iniziativa come questa, perché chi vede questo territorio non può non tornarci. Grazie, assessore Sommese, però io esco un poco fuori dal seminato, però voglio cogliere l'occasione, perché si sono toccate due aspetti a me cari. Uno, tutti quanti ci siamo chiesti verso quale turismo andare. Io qualche giorno fa, quando c'è stata la conferenza a Salerno alla Camera di Commercio, le sottoposi anche una nota dove le rappresentavo che questa località, Palinuro, va anche verso il turismo termale, perché ci sono degli studi, e su questo mi fa piacere che c'è l'università, su cui dobbiamo ulteriormente accelerare, perché se è vero come è vero che ci sta la Cala Fetente, tanto per fare nome e cognome, che è ricca di alcuni elementi importanti sul discorso termale, e allora chiediamo alla Regione che tenga conto di questa esigenza, ma che è finalizzata non solo ad ampliare quello che è il periodo turistico, ma anche sotto l'aspetto proprio di indirizzo su quale tipo di turismo andare. Seconda domanda: non più tardi di qualche giorno fa si è parlato dell'aeroporto di Ponte Cagnano, quindi Costa d'Amalfi. Chi vi parla, insieme all'amministrazione, abbiamo approvato in consiglio comunale, abbiamo fatto una richiesta all'organizzazione, quindi anche alla Regione Campania, dove chiediamo
che venga aggiunta come denominazione all'aeroporto Costa d'Amalfi anche Cilento, ma non perché ci interessa il Cilento come nome, perché questo deve servire intanto a far capire agli operatori turistici del Cilento che l'aeroporto è funzionale al turismo e a sua volta alla gestione dell'aeroporto, che il Cilento è allo stesso modo funzionale ed interessante per l'aeroporto. Quindi chiediamo all'assessorato al turismo che prenda atto di questa richiesta, perché poi l'ho sottoposta a tutti i sindaci del Cilento e non da ultimo al parco, perché ripeto, in questo momento è il nome, però a noi interessa che il Cilento venga tenuto in considerazione anche in quello che è il discorso gestionale, perché non si può fermare l'aeroporto, consentitemi, a Salerno, perché la provincia di Salerno comprende anche il Cilento e il Cilento, viva Dio, rappresenta, altrimenti quando diciamo le bandiere blu, l'altro giorno le due spiagge più belle d'Italia, una a Marina di Camerota, una a Palinuro, e allora diamo senso concreto anche attraverso quelli che sono gli strumenti, anche l'aeroporto. Allora vorremmo incominciare ad avere voce in capitolo anche in quella che è la gestione dell'aeroporto di Ponte Cagnano. Bravo, bravo sindaco. Sindaco, su questo io credo che in modo strategico, quando noi parliamo di aver individuato il turismo e i beni culturali in modo strategico, vuol dire che tutti gli altri pezzi del governo regionale devono comprendere nelle loro programmazioni, ma anche il governo nazionale, che se è strategico vuol dire che la parola turismo deve essere la sintesi di una serie di politiche che gli altri pezzi dell'amministrazione devono mettere insieme per esaltare i risultati e raggiungere l'obiettivo. Ma in tutto questo c'è il polo turistico locale che deve poi attuare e gestire le programmazioni, dicevo, a livello regionale. Questa è la grande rivoluzione, a voi il compito di superare molto spesso quel campanilismo, ma agire in una logica integrata, in una logica di coesione, in una logica che guarda l'Europa, e il salto di qualità della politica parte dai territori. Complimenti sindaco, perché è un'iniziativa bella, so come ci hai creduto, so con quanto entusiasmo la stai portando avanti. Dal 24 sera vuol dire che l'intero Cilento e l'intera Campania sanno che qui a Palinuro ci sono una serie di iniziative che fanno vivere il fascino e la storia che noi da giovani abbiamo studiati. Va bene, arrivederci.